come inizia questa storia così terribile del mostro di Firenze? Secondo me inizia nell'agosto del 1968, perché secondo me il primo delitto, duplice delitto del mostro di Firenze risale a quella data. Lì questa è una questione controversa. Molti degli inquirenti hanno ritenuto che questo delitto fosse avulso da tutti gli altri per una ragione. La ragione fondamentale sarebbe questa, che l'assassino non avrebbe in questo caso agito sul corpo della ragazza. E questo non è vero, perché in realtà l'assassino rivestì il corpo della ragazza rimettendole le mutandine. Poi nel 74 avvenne qualcosa di più brutto, diciamo. Beh, insomma, sì, nel senso che lì l'assassino, dopo aver ucciso Stefania Pettini a coltellate, attenzione perché Stefania Pettini non fu uccisa con la calibro 22, ma fu uccisa a colpi di coltello, infierì su di lei con 96 coltellate sul corpo, che la colpirono in varie parti del corpo e soprattutto intorno alle zone erogene, come se volesse in qualche modo contraddistinguere quella zona. Non solo, ma poi le infilò nella vagina un traccio di vite. E quindi per questo apparve immediatamente qualche cosa che aveva a che vedere con un tipo di patologia tipo sessuale, psicosessuale. Però fino a quel momento, in quel momento, nessuno pensò ad un assassino seriale, perché era quello che era considerato il primo caso. Solo in seguito, quando ci si accorse che dopo il delitto del giugno del 1981 ci si accorse che l'arma che aveva colpito questi giovani, gli altri giovani, la Dinuccio e Gentilcore, era la stessa arma ed era identico il munizionamento, perché si trattava di pallottole Winchester con l'H incisa nel fondello, si cominciò a pensare a qualcuno che commetteva delitti seriali. Vorrei aggiungere questo, che quando appare per la prima volta questa ipotesi, vale a dire l'ipotesi dell'assassino seriale che agisce in questo modo, quasi per interrompere l'azione amorosa, perché sia nel caso della Stefania Pettini che nel caso della Carmela Dinuccio era intervenuto l'assassino al momento dei preliminari amorosi, vale a dire prima ancora che questi giovani avessero, come dire, portato alla conseguenza naturale i loro preliminari. Ecco, dicevo, in questa epoca qui è un'epoca particolare, perché siamo a distanza di 1, 2, 3 anni dal 78, vale a dire dall'omicidio e sequestro di Aldo Moro.
Siamo a un anno di distanza dalla strage di Bologna. Cioè siamo in un periodo in cui la gente ha paura, in cui esiste una tensione generalizzata intorno a fatti di questo genere. E quindi fin da questo momento si comincia ad avvertire una specialissima tensione su questo fatto, un po' per la sua eccezionalità, perché certo non è certamente il primo caso di coppie amorose che vengono uccise da un serial killer, ne sono avvenuti altri, specialmente in America, però in Italia mai, e soprattutto nemmeno in America, a così lunga distanza da un fatto rispetto a un altro. Perché un'altra caratteristica di questi delitti è l'intervallo che c'è fra l'uno e gli altri. Tanto che, insomma, c'è anche da domandarsi se questi intervalli non siano riempiti da altri delitti, in cui le vittime non siano due, ma siano per esempio una sola, una donna in particolare. Ecco, nell'81 però c'è questo delitto, 1 a giugno e 1 a ottobre. Sì, 4 mesi soltanto di distanza, sì, l'uno dall'altro. Ed è il periodo più breve che si interpone fra l'uno e l'altro. E c'è da chiedersi perché. E la risposta è chiara. Dopo il primo delitto comincia da parte dell'assassino una sorta di interazione di lui con le indagini. Viene colpita questa coppia solo a 4 mesi di distanza quando in carcere c'è Enzo Spalletti. Enzo Spalletti è un guardone, confesso a questo punto di vista, che sta in carcere perché ha fatto delle dichiarazioni assurde. Si sa che lui immediatamente, la mattina presto del giorno successivo al delitto, al duplice delitto, parla con la moglie e dice: qua ci sono due cadaveri, io ho visto questi due cadaveri di questi due giovani uccisi, e dà anche qualche particolare sulle scissioni fatte sul corpo della ragazza. Insomma, dimostra che lui a questo fatto ha assistito. Gli chiedono come mai ha detto queste cose e lui fa delle dichiarazioni assolutamente non vere, perché dice la prima volta perché non ha sentito parlare in un bar, che è assolutamente falso. Quando gli viene contestata la falsità della dichiarazione, allora dice: l'ho letto sul giornale, impossibile. Il giornale pubblicò la notizia il giorno successivo. E sollecitava a dire perché, dopo che lui ha ammesso di essere stato sul posto, questo delitto avviene vicino ad una discoteca, che è fra l'altro una delle caratteristiche costanti di questi delitti. Costanti nel senso che almeno 4-5 volte vicino c'è la discoteca, come l'altro aspetto costante è la vicinanza di un fiume. E lui dice, lui c'era, però sono andato via prima. Questo viene smentito anche dall'amico Fosco, il cognome in questo momento non me lo ricordo, questi guardoni a volte si associano
E questo qua è uno che lo accompagna sempre in questa specie di sport che lui esercita, vedo, visto, andare a guardare le coppiette. Poi ho saputo che da questo è nata una specie di indagine su questo aspetto. Sembra che insomma ci sia della gente che lo fa proprio costantemente, insomma, addirittura c'era un luogo in cui si incontravano, si scambiavano materiali, cassette videoregistrate, cassette solamente sonore, si affittavano i posti pagando, si svolgevano delle contrattazioni e il posto era la taverna del diavolo, dalle parti là di Rovereto. E quindi questo amico dice, no, muovete, io sono andato via, lui è rimasto là, quanto non lo so, ma io sono andato via e lui è rimasto là. Un amico che è importante per un'altra ragione, fa altre dichiarazioni molto importanti. Ecco, e questo sta là, in galera. E nel frattempo alla famiglia arrivano delle telefonate che vengono raccolte dalla moglie e dal cognato. In queste telefonate una persona dice: ditegli che stia zitto, perché tanto verrà scagionato. E poi dice: comunque, se si fa un po' di galera, dice questa persona, tutto sommato gli sta bene, perché è un grande imbecille. Chi gliel'ha detto a lui di dire che aveva letto la notizia sul giornale, quando tutti sanno che il giornale è apparso il giorno dopo? E questo fa capire perché. Perché questo secondo delitto dell'81, duplice delitto dell'81, quello di Calenzano, Susanna Cambi e Stefano Baldi, sia così ravvicinato nel tempo. E quindi perché c'è questo che minaccia di parlare? Perché questo in galera non ci può più stare. Ma come si presentava l'atmosfera a Firenze in quegli anni? Gli ho detto. Terrore, panico. Sì, era un'atmosfera particolarmente tesa. Io, proprio parlando ieri l'altro, in questo procedimento più vicino, ho parlato di sindrome del mostro, che prende un po' tutti. Prende i giudici, prende i giornalisti, prende la gente comune. E da allora cominciano ad arrivare le lettere anonime, le segnalazioni, la polizia, a centinaia. Ciascuno ha il suo mostro preferito. Ma questi delitti, secondo lei, avevano uno scopo punitivo per le coppie? Per l'atto che stavano compiendo? Qui bisogna bisogna distinguere. C'è una motivazione reale, che è quella, secondo me, tipica del last murder, vale a dire del criminale, dell'omicida, il quale uccide per una pulsione di carattere sessuale. Si soddisfa sessualmente solo uccidendo, oppure in special modo uccidendo. E da un certo momento in poi comincia a togliere via queste parti del corpo della ragazza perché il possederle, il maneggiarle probabilmente, successivamente, o il vederle soltanto, sollecitano in lui il ricordo del fatto e sollecitano anche la stessa soddisfazione tipo erotico. Ecco, che fra l'altro vale non solo per
per i due delitti dell'81, quando cominciano a scindere queste parti del corpo delle ragazze, ma anche per il 74 e per il 68. Perché che fa nel 68? Nel 68 porta via la catenina di Barbara Loci con una immaginetta. Nel 74 rovista nella borsa della ragazza. Non sappiamo se abbia portato via qualcosa, ma sicuramente ha rovistato la borsa della ragazza. Della ragazza in particolare. E quindi ecco, poi successivamente, secondo me, sollecitato alla visione di un film, come da un punto di vista del precedente criminologico, avviene nel caso del mostro di Düsseldorf, quale si carica da un punto di vista di pulsione erotica, vedendo delle immagini su delle pubblicazioni pseudopornografiche o pornografiche, tout court. E lì c'è un film che si chiama Maniac. Del 1981. Questo film, la cosa procede così. Per tutto l'arco del 1981, fin dalla fine dell'80, fin dall'80, dalla fine dell'80 e fino al giugno dell'81, una televisione privata fiorentina, toscana, trasmette quasi ossessivamente il trailer di questo film. È l'epoca in cui cominciano a nascere queste televisioni private e devono riempire il palinsesto e spesso lo riempiono con questi trailer, e il trailer di Maniac è una costante. Maniac è un film in cui c'è un serial killer, un mostro, il quale uccide le coppie in automobile, dopodiché toglie lo scalpo alla ragazza, lo scalpo nel senso della capigliatura, col quale poi scalpo riveste le manichine nel suo ambiente preferito. E così, questo è il film. Tra l'altro, un film non un horror americano di quelli di serie Z, insomma. È certamente un prodotto cinematografico di serie B, però è fatto da un regista che sa il suo mestiere, sa un artista, insomma, piuttosto ora non mi ricordo il nome, che poi fra l'altro farà anche dei film di maggiore impegno, migliori, ed è piuttosto curato, piuttosto fatto bene questo film. Ecco, poi succede che il film viene proiettato, entra nel circuito, vero e proprio, cinematografico, e per 3 giorni, il 20, il 21 e il 22 ottobre del 1981, viene proiettato per questi 3 giorni in un cinema di Firenze, che è il cinema nazionale, quel vecchio cinema nazionale che ora non esiste più, per soli 3 giorni. Questo secondo me è molto indicativo. Fra l'altro questa associazione del Maniac con
queste scissioni fatte in questo modo. Non è un'idea mia. Mi scrisse una lettera un illustratore, di fantascienza, che avevo conosciuto in una convention di fantascienza, e soprattutto un medico fiorentino, il quale ci ha fatto un libro di quelli stampati a computer. Lui, non so il cognome, ha voluto sempre mantenere l'anonimo, è venuto due volte a parlare con me, non mi ha voluto dire come si chiama, perché teme, ha paura, però lui ha fatto questo studio, mi disse che all'epoca era talmente ossessivo questi trailer che venivano trasmessi alla televisione, che se qualche studente faceva qualche cosa di sgarbato nei confronti di una ragazza, dicevano: ma Baretta, tu sarai mica maniac, dicevano. E dall'82 si fa l'associazione con i delitti precedenti e si pensa a un serial killer. No, già pensavo prima al serial killer, già fin dal primo delitto dell'81, perché c'è questa constatazione che l'arma è la stessa, non solo l'arma ma anche il munizionamento. Nell'82 si fa qualcosa di diverso, si comincia a ripercorrere la pista sarda, perché dopo l'82 che ricompare il processo del 68. Su questo è importante quello che dice Mario Spezzi, che non è mai stato smentito. Vale a dire che arrivò al giudice, che era il dottor Vincenzo Tricomi, un biglietto anonimo in cui c'era questo articolo di giornale che riguardava appunto l'omicidio 68, dove a maggio c'era scritto: perché non rivisitare quel processo il cui fascicolo è a Perugia? A Perugia il fascicolo c'era perché la Cassazione aveva in parte cassato la sentenza di condanna di Stefano Mele, avendo rilevato che la diminuente della semi-infermità mentale, pur riconosciuta a Stefano Mele, aveva diminuito in maniera troppo esigua la condanna. E quindi il giudizio di rinvio dalla Cassazione, all'epoca non poteva essere che il giudizio di rinvio veniva celebrato dalla stessa corte che aveva d'appello, che aveva esaminato il primo grado, quindi si andava alla corte d'appello vicina, che era a Perugia, corte d'assise d'appello a Perugia, ecco perché si trovava là. Quindi questo personaggio che manda questo biglietto è uno che è in grado di fare questa associazione che finora nessuno ha fatto. La storia del maresciallo Fiori, quale si ricorda, no, a me non mi convince affatto. Perché vede, voglio dire questo, insomma, uno che fa parte dell'arma, eccetera, e che sa che a un bel momento quello è un caso chiuso, con sentenza passata in giudicato. Lì è stato condannato al marito, è tutta una storia di gelosia, è tutta una storia di... E beh, si mette lui a mettere una pulce nell'orecchio per ricominciare il caso da capo. No, non fa. Lei vede questo biglietto come l'autore di questo, è il mostro o un anonimo? No, il mostro è lui. E perché vuole riportare gli inquirenti su... Perché fa parte del gioco. Vedete, quest'anonimo non è mica il solo. C'è anche la lettera con il pezzo del seno della Rima Oriò che viene spedita alla dottoressa della Monica. Ecco perché dissi io a vostri colleghi, andate a intervistare lei, che non è che è contemporaneamente un modo per accrescere il gioco,
e cercare un contatto con gli inquirenti. Veda, una persona che ha questo tipo di pulsione, questo tipo di, chiamiamolo genericamente, malanno di tipo psichico, psicologico, sessuale, è un isolato, è un uomo che è solo, terribilmente solo. Non può parlare con nessuno di queste cose sue, capisci? E gli unici con cui può entrare in contatto sono proprio la gente delle istituzioni. È con loro che lui può cercare questo rapporto. E questa è una ragione. Poi c'è un'altra. Ed è il terrore. Con questa lettera lui ha terrorizzato la sede della Monica. Intimidatorio. Intimidatorio, modo tremendo. Tenta, che... Facciamo un passo indietro, poi nell'83 due uomini subiscono questo attacco da parte del mostro. Sì. Due uomini. Anche lì, vede, c'è una ragione d'urgenza. Ripeto, da quando, dall'81 d'ottobre, inizia questo, anzi dall'81 di giugno, quando in galera c'è Enzo Spalletti, comincia questo rapporto interattivo fra l'assassino e le indagini. Lui ci tiene a non essere spossessato del copyright. C'è da dire questo. Questa sua sindrome psicologica si sposa con un aspetto di narcisismo fortissimo. E quando a un certo punto lui teme che qualcun altro possa fare le spese dei suoi atti, e lui interviene. E qui c'è anche un'altra ragione, però. Dunque, dicevo, all'epoca c'è in galera Francesco Vinci. Che è successo? C'è stata questa lettera, questo segnalazione, è andata a vedere il processo del 68. Qui si verifica una situazione che qualcuno definisce anormale, straordinaria, ma come mai? Perché questo qualcuno non conosceva il generale Innocenzo Zuntini, che io ho conosciuto quando era vivo, persona molto per bene fra l'altro, non solo, ma di una pignoleria, insomma, un po' asfissiante, di la verità. E per essere così pignolo, lui quando faceva una perizia, ma lo faceva sempre questo, faceva una perizia di tipo balistico su munizionamento, per esempio, aveva bisogno di prendere i bossoli e metterli in una bustina di plastica e spillarla alla sua perizia. Una cosa, fra l'altro, anche giusta, perché insomma, in secondo grado, qualcuno può rivedere la questione, ecco, io ti lascio da una parte, in modo, una cosa che non si fa, perché in realtà si direbbe, dopo fatta la perizia, bisogna distruggere tutto, mandare tutto alla divisione d'artiglieria, che distrugge ogni cosa, e, ma insomma, di la verità, io aspetterei a fare questo, a distruggere certi oggetti. Aspetterei che ci fosse una sentenza passata a giudicato, almeno, insomma, no? Varrebbe. No. E lui, infatti, e di fatto, al fascicolo che questo anonimo dice di andare a vedere a Perugia, c'è questa bustina, dentro i proiettili, con dentro i, no, scusi, non i proiettili, i bossoli, si fa là e si vede, sono stati sparati dalla stessa pistola. Ora, vede, a me basta questo per dire che il primo delitto è il delitto del mostro. Perché, insomma, al di fuori da questa ipotesi, c'è un'altra ipotesi, che è quella del passaggio di mano della pistola. Da Stefano Mele, o da suoi eventuali accoliti,
a questi altri che successivamente uccidono questa coppia. E cos'ha questa pistola? Una specie di metafisico tensione a uccidere coppie che stanno a fare l'amore in macchina la notte? È la pistola che attrae? Oppure, come vorrebbe una certa signora, che preferisco nominare perché non ne posso più di questa signora, ma tanto sapete di Ipan, perché nel rito più o meno satanista la pistola che si usa deve essere già servita per uccidere? Storie superstiziose, insomma, che non hanno senso, non hanno significato. Allora, un serial killer non c'entra niente il diavolo, non c'entra niente le sette sataniche? Assolutamente no. Vede, questa storia delle sette sataniche è una storia che nasce proprio per quando a un certo punto. Come nasce questa storia? Ma io penso che sia più che assurda, astrusa, proprio fuori da qualsiasi contesto. Vede, bisogna distinguere. Io non è che sia un appassionato di criminologia, la frequento per questioni di carattere professionale e anche da un punto di vista non solo da avvocato, ma anche da scrittore. Però insomma, l'aspetto statistico del problema, l'aspetto, diciamo così, della ricorrenza di determinati fatti, bisogna crederci a queste cose. Ora, l'esistenza di due persone, almeno due, che commettono certi delitti di un certo tipo, è piuttosto rara, ma esiste. C'è la coppia, per esempio, Lucas Toll, negli Stati Uniti d'America, che dice, abbia fatto, vabbè, sono stati accusati di un numero incredibile di delitti. Si parla addirittura di 300 vittime nel loro caso. Ma, insomma, questi sono due persone che avevano una affinità di tipo sessuale, oltretutto tutte e due portatori di una di un livello perverso di omosessualità, che sono trovati, incontrati e per un certo periodo di tempo hanno agito insieme, e questo è possibile. Come è possibile che esista un altro tipo di coppia? La coppia criminale dell'uomo e della donna, fra di loro collegati appunto da una affinità di tipo sessuale, sono quelli che in psichiatria si parla di follia a deux. Ma casi di follia a quattro o a cinque o a six, insomma, sono piuttosto probabili, insomma. Voglio dire che ci sia una congiunzione di persone che associate, che si associano perché portatrici di questa pulsione di tipo psicopatologico è piuttosto poco verosimile da un punto di vista criminologico, diciamo così. Ma il fatto è questo, è che tutti questi delitti ci sono una serie di impressionanti prove che sono state commesse da una sola persona. Vede, per esempio, l'ultimo delitto, quello che viene considerato l'ultimo delitto, io ho i miei dubbi, vero che sia l'ultimo, anzi
sono convinto del contrario, non è per niente l'ultimo. Ci sono altre 4 persone, 2 e 2, che vengono uccise e bruciate nell'automobile. Nel 1993, d'estate, nello stesso arco di tempo d'un mese, tutte e due queste coppie sono collegate con i delitti del mostro di Firenze, collegate, ora poi dirò per quale ragione. Bene. Nell'ultimo delitto il giovanotto scappa dalla tenda. E viene assalito da dietro con un colpo alla gola del pugnale, del coltello, e poi finito a colpi di coltello dallo stesso assassino che ha sparato poco prima dentro la tenda. Se erano due, anche il secondo avrebbe sparato o l'avrebbe affrontato in maniera diversa. No, c'è un solo lì. Comunque possiamo dire che nell'85 è l'ultimo delitto di coppia. Di coppia, sì. Per una coppia. Per una coppia, sì. Sì, vabbè, anche gli altri sono coppie, vero? C'è la Milva Malatesta e il figlio di coppia, uomo-donna. E ci sono i due sardi, Vargiu e Francesco Mele, che non solo è Francesco Vinci, scusi, che non solo sono una coppia, ma sono anche una coppia, qualche legame di tipo sessuale, vero? Intendiamoci bene. In tutti questi anni, come lei si è immaginato questo individuo che commetteva questi omicidi? Sono immaginato come uno dei più pericolosi serial killer che siano mai apparsi in Europa, perché è freddo, calcolatore e soprattutto per la determinazione a uccidere. Guardavo solamente le vittime di coppie. Non ha mai lasciato dietro di sé un ferito. Il Mainardi ha resistito per qualche ora, perché lì si è verificata una situazione molto particolare, che è questa. Lui si avvicina, spara, colpisce sempre prima l'uomo, perché dall'uomo c'è da aspettarsi una reazione. Poi colpisce la ragazza. La ragazza non muore quasi subito, anzi. Dopodiché, ecco, bisogna andare sul posto per capire. Lì, dice, c'era una piazzola. Ma quale piazzola, a quale spiazza? Questi due ragazzi hanno paura e quindi si sistemano sulla strada, praticamente, proprio un piccolo slargo e c'è sulla strada, e questa sera è la festa, è la sera della festa del paese di Cerbaia, e ci sono moltissime auto che transitano lì, è impossibile fare le scissioni, non si può fare lì. Allora che fa questo signore? Dopo aver sparato si mette lui alla guida di questa macchina, dove dentro ci sono i corpi dei due ragazzi, e si avvia verso la direzione dove ha lasciato probabilmente la sua auto defilata, per togliersi dalla strada, mettersi in una posizione dove le scissioni possa fare. Che cosa succede? Succede che la ragazza è sempre viva, è vitale.
urla, si agita e scalcia. Dal sedile posteriore dove si trova, tira calci, tanto che ha, questi sono fatti perché sono, ci sono delle prove di questo, ha gli stinchi escoriati questa ragazza, lesioni vitali. Perché? Perché ha scalciato e ha preso il sedile anteriore. Allora cosa fa questo qui? La Migliorini. La Migliorini. Antonella Migliorini. Questo prende la pistola, si gira e le spara. E la prende in fronte. Ecco perché c'è un bossolo all'interno della macchina. Ma facendo questa operazione perde di vista la strada e finisce con le ruote posteriori la cunetta. E da lì non si può muovere più. Ecco perché allora lui spegge il motore, chiude a chiave la porta della macchina e lancia le chiavi lontano. Dopodiché, siccome quella è una macchina in cui se lei spenge il quadro i fari restano accesi, con la pistola spenge i fari. Perché spenge i fari? Perché lui sa che quella è una strada trafficata e che questi fari un po' sghembi possono attirare l'attenzione di qualcuno. Ecco, guardi, descrivendo questo episodio qua, io le descrivo il personaggio contemporaneamente. Una persona, cioè, attenta, fredda. Lui colpisce questi fari perfettamente, li spegne tutti e due. Poi si accorge che dentro la macchina il Mainardi ha fatto un movimento, perché non è completamente, non è morto il ragazzo, è in coma, diciamo, e quindi spara attraverso il finestrino. Il finestrino attraverso il parabrezza e gli spara. Lo credo. E poi si allontana. Ma questi spari sono stati sentiti. Sono stati sentiti da una coppia che si trova a 100 metri di distanza, oltre un piccolo dosso. Sente che a un certo punto dice, beh, insomma, qui discutono fra l'altro, questi due. La ragazza dice no, la lascia perdere, non andava da nessuna parte, dice, ma voglio dire, insomma, si avvicinano questi due e vedono il foro di proiettile sul parabrezza. Da escludere l'incidente stradale, perché c'è un foro di proiettile. Poi arrivano un'altra coppia di ragazzi. Si forma quindi una specie piccolo assembramento di ragazzi che dice, questo è Samia e mostra. E allora, una coppia va a telefonare ai carabinieri e un'altra va a telefonare alla Misericordia, la Croce Verde di Montespertoli. La Misericordia è quella che arriva per prima. Arriva, scendono Allegranti, Guarguaglini e un altro ragazzotto che era un infermiere, quelli volontari. E tutti e tre vedono che due ragazzi, l'Antonella e l'altro e il Mainardi, stanno sul sedile di dietro, posteriore. La storia del ragazzo in questo modo è tutta fandonia, per niente.
stato il mostro che si è messo a sedere sulla macchina, è stato il mostro che è andato all'indietro, è stato il mostro perché aveva questa necessità di portare via questa coppia da qualche parte per fare le scissioni come ha sempre fatto. Questa volta non l'ha potuto fare, per questo motivo. Allora, nel 1984, 29 luglio, se non sbaglio. Esatto, 29 luglio. Pierontini e Claudio Stefanacci vengono uccisi a Vicchio. Stesse modalità, ma con una variante. L'escissione del seno sinistro di Pierontini. E qui c'è un'escalation. Certo, si chiama progressione criminosa. Conosciutissimo questo aspetto di un criminale di questa natura. E via via acquista sicurezza e diventa quasi strafottente nei confronti degli inquirenti. Porta via anche il seno per accrescere questa sua volontà di deturpare l'elemento femminile. Come si presenta la scena del crimine il giorno seguente, quando sono stati scoperti? Beh, questa è una piazzola, uno spiazzo, un po' in alto, con la collina che scende da un lato, e che veniva a impedire che qualcuno potesse entrare da sinistra, mentre dalla parte destra era abbastanza libera la macchina, e là si trovava questa macchina. I ragazzi si erano messi, come al solito, in posizione per poter ripartire abbastanza alla svelta. Ma vede, lì c'è un'altra cosa importante, e che rappresenta un'altra costante dei delitti insieme alla scelta del giorno, sempre il giorno prefestivo oppure il giorno prima di uno sciopero generale, il novilunio. Corso d'acqua. Eh? Un corso d'acqua nei vicini. Corso d'acqua, la discoteca. La telefonata. Tutti questi elementi lei come li interpreta? Perché sono delle costanti in tutti gli omicidi. Eh sì, quasi tutti, eh. Sì. Anche qui c'è la telefonata, fatta questa volta carabinieri, per dire guardate c'è due morti. Come c'è la telefonata crudele, cattiva, questo tipo veramente perfido, alla famiglia della Susanna Cambi, nell'ottobre dell'81, telefono. Poi c'è uno strano guasto telefonico per cui la telefonata si interrompe. Ah, c'è la telefonata dell'84. Come ci sono le telefonate fatte dalle grandi, per esempio. Di minaccia. Di minaccia. Di cui l'ultima avviene l'84, pochi giorni successivi all'omicidio del 29 di luglio, quando questo povero uomo è andato in vacanza in una pensioncina là di Rimini. E questo lo raggiunge là. E dice, te se avevamo finito. Vuol dire, fra l'altro, qualcuno che ha in qualche modo delle possibilità di accertare determinate cose,
di raggiungere determinate informazioni. Vede, io ho sempre parlato di un poliziotto o qualcuno di simile, che potrebbe anche essere un uomo dei servizi. Perché c'è questo aspetto. La telefonata dalla famiglia della Cambi arriva non nell'abitazione della Cambi, perché loro si sono trasferiti da poco. Sono andati ad abitare a casa della zia, e la telefonata prende la zia, infatti, a saperle certe cose. La telefonata alle Granti, fatta nei primi d'agosto dell'84, è a sapere quello è andato là a farsi. Ma perché fa questa telefonata? Perché gli viene in mente lì? Di minacciare così pesantemente questa persona dopo l'omicidio della Rontini. Perché sa che dopo l'omicidio della Rontini le indagini riprenderanno e Allegranti può dire qualcosa, che non è quello che molto intelligentemente gli ha fatto credere all'inizio la della Monica. Cioè a dire che il ragazzo era vivente e in ambulanza ha detto qualcosa. Ma qualcosa che può avere saputo lui direttamente alle Granti, può aver visto. E cosa può aver visto? Dopo essere avvicinato quasi subito, una macchina della polizia, e che fa il paio con Enzo Spalletti. Perché Spalletti viene anche lui terrorizzato con le telefonate fatte alla famiglia? Che poi ha visto Spalletti? Dall'asso dove si trovava, la macchina con quella bolla azzurra sopra. Indizi, però c'è anche una prova. Ed è il portafoglio di Stefanacci. Che Stefanacci teneva normalmente la tasca dietro i pantaloni. I pantaloni di Stefanacci se li è tolti e sono sotto un sedile, senza portafoglio. Il portafoglio è per terra, forato da parte a parte da un colpo d'arma da fuoco. Com'è possibile questo? Bravo. Solo se questo portafoglio è esibito in qualche modo nella direzione di uno sparo. E perché allora Stefanacci teneva a mano il portafoglio nel momento dello sparo? Se non per esibire dei documenti. Allora si capisce perché, per quale ragione nessuno di questi ragazzi si ribella. Ma diamine, sono tutti giovanotti, sono tutti pieni di vita, pieni di forza. Ma come? E nessuno si dia un po' da fare, che insomma cerchi una scappatoia oppure una reazione. Nessuno. Perché? Perché qualcuno si è avvicinato, perché qualcuno ha detto cosa fate qui, mi faccia vedere i documenti. Ed ecco un'altra conferma. Omicidio della Teresa Torrini del 74. Il libretto di circolazione viene trovato sul tappetino della macchina. Stefania Pettini.
Ha detto Torrini. Oh, scusi, scusi. No, perché c'è un... No, no. C'è un altro caso. Qui c'è una Torrini. Pettini, scusa. Il libretto di circolazione si viene nel bauletto del cruscotto. Non finisce. Secondo lei dall'85 in poi, dopo Scopeti, perché smette? Perché secondo me non smette affatto. No, smette per quanto riguarda le coppie, perlomeno. Sì, a parte Vinci e Faggio. Bisogna vedere. Bisognerebbe essere sicuri di questo, anche rispetto alle coppie. C'è per esempio una coppia di fidanzate vengono ammazzate in Calabria. E nelle stesse situazioni. E insomma, poi un last murder si può anche soddisfare uccidendo una persona sola. Perché vede, perché lui sa di essere sospettato. Il mostro di Firenze è stato... E che la corda non la può tirare tanto a lungo. Vede, ci sono delitti che sono stati commessi per allontanare qualsiasi sospetto da sé. E il delitto, i delitti del 93 che riguardano queste quattro persone, Francesco Vinci e Milva Malatesta, sono entrati dentro questa situazione. Perché? Francesco Vinci l'aveva visto il mostro nel 68 e ne ha parlato. Il verbale di battimento del processo 68 c'è la dichiarazione di Francesco Vinci che dice: io vidi alle cascine del riccio di Signa, c'è un posto che si chiama Cascine del Riccio, Signa. La Barba Locci, che era in qualche modo aggredita da un tale, il quale la stava minacciando. Lui non ha mai parlato di questa cosa. Quando va a finire in galera, lui sta zitto, non le dice, non lo dice questa cosa. Però lui... Il Vinci, un'idea se l'era fatta che ci potesse essere un collegamento fra questa persona con questo atteggiamento minaccioso nei confronti di Barbarocci, e la Barbarocci del resto racconta, lei, prima di morire, aveva raccontato a Pasquale Cutrona che c'era un tale che l'inseguiva con la macchina e che gli aveva mostrato la pistola addirittura. Ecco, perché muore Francesco Vinci? E la Malatesta perché era la sua... E la Malatesta perché era la sua amante, del Vinci. Meno così si dice, così appare da certe carte, io però su questo... Beh, insomma, certo, un collegamento c'era. Perché il caso, secondo lei, del mostro di Firenze è sempre... appassionato così tanto, per così tanto tempo, e anche non solo in Italia, anzi soprattutto all'estero. È un serial killer atipico, anomalo, un caso che comunque nessuna parte, altra parte del mondo è accaduto. Beh, questo non direi, è che poi sia tanto anomalo. Stati altri casi, abbastanza... avvicinarmi. No, è che lei mi dica quale altro caso ha visto indagini
della durata di oltre 30 anni, che ora sono diventate 45 circa, non fate bene il conto, ma insomma 68-2010, quante sono? 42 anni, è un desistere, abbiamo battuto tutti i record del Guinness dei primati, e noi in Italia con questa storia. Oh, ecco, qui entriamo nel discorso verità giuridica e verità oggettiva, perché secondo la verità giuridica esistono dei colpevoli, che sono i cosiddetti compagni di merenda. Questi due, Pacciani no, Pacciani ne è uscito. Pacciani no, diciamo la verità, Pacciani no, perché Pacciani sta assolto, con formula più che piena, vero? Non il capoverso dell'articolo del codice di procedura penale, ma proprio in pieno, E con la sentenza fatta di molto bene, Vabbè. Francesco Ferri. No, non tanto Francesco Ferri, Francesco Ferri, presidente. L'estensore è un certo Carvisiglia, un gran giudice, secondo me. Tornando al profilo psicologico, per così dire, di questo individuo, lei che deduzioni ne ha fatto in tutti questi anni? Come il modo di operare? Lei mi ha chiesto prima se c'era una componente giustizialista. Sì, nel senso che è il suo alibi personale. Lui giustifica queste sue azioni con un aspetto, diciamo così, di purezza, di odio nei confronti di questi giovani che si esibiscono in automobile dando scandalo. E lo scandalo di cui parla anche la Bibbia, no? E sì, quindi c'è anche una componente che definirei paranoide da questo punto di vista. È una persona tremendamente disturbata che però ha queste, normalmente appare abbastanza normale, oddio, che ci siano delle persone che lo sospettano, che l'hanno individuato. Questo è quasi ineluttabile. Però capisce, la situazione in cui ciascuno ha creduto opportuno andare da giudici, dagli inquirenti, a dire secondo me mostro è lui, è questo. Ce ne sono persone a centinaia, per esempio un avvocato fiorentino è stato accusato dall'amante, una ballerina, un'ex ballerina brasiliana, che lui l'ha abbandonata e questa si è vendicata, c'è tutto il busto di Firenze. E cioè, come si fa? Anche uno che abbia dei sospetti, come fa a puntare il dito? Non si può. E quindi la cosa si trascina. Però vedete, questo qui è un personaggio che oltretutto, per questa estrema capacità di uccidere, questa determinazione, questa freddezza, questa organizzazione, quasi perfetta, c'è un solo caso in cui spatta, tentenna, ed è quello di Baccaiano, tanto è vero che successivamente arriveranno delle lettere in cui dirà non farò più errori. Una lettera in particolare, quella alla Nazione, scritta lui,
comincia così quella lettera: sono molto vicino a voi. È lettera importante quella. Dicevo, una persona così non è che si trova, come si dice in Toscana, a tutti gli usci. E non escluderei, oltre che i delitti di coppie, delitti che riguardano prostitute, i guardoni, gli omosessuali, ma abbiamo messi altri che sono quei delitti che sono rimasti coperti negli annali giudiziari italiani e che rappresentano delitti utili a certe situazioni. C'erano tanti guardoni sempre nella campagna fiorentina, oltre a Spalletti, nessuno secondo lei ha visto nulla? No, secondo me qualcuno ha visto, come Spalletti. Però c'è da dire che prima di agire in una certa zona lui fa un'operazione di pulizia da questo punto di vista. Prende i guardoni che frequentano la zona e li terrorizza. Qualche volta uno, in una certa occasione, uno l'ha ucciso. Questo uomo trovato morto a due passi da dove vengono uccisi la coppia di Calenzano, nella macchina bruciata, attenzione, macchina bruciata, che è passato per suicidio questo, con la tanica della benzina con cui era stata annaffiata la macchina prima di dargli fuoco, si trova a 20 metri di distanza dall'automobile. Non è possibile. E c'è un altro ancora a Giogoli, macchina bruciata anche lì. Queste sono notizie che non sono mai apparse. No, no, mai. Le ha scritte questo medico che ha fatto questo studio e le ho detto. Di cui io avevo una copia a qualche parte, ma mi viene tirarla fuori che chissà dov'è. Perché insomma, allo studio c'ho uno scaffale pieno della roba del mostro. Qui a casa. Insomma, secondo lei il mostro di Firenze non si saprà mai? Chi è? Ma io credo che prima o poi si saprà. Sa perché? Ora dico la battuta finale, poi si smette, però faccia oltre questa, se una cosetta a livello amichevole basta. Non lo sa nessuno questa cosa, benché l'abbia scritta io una volta in un articolo. Ma del mostro di Firenze si è occupato Nostradamus. Con questa quartina, che fa parte di una centuria, non mi ricordo quale. La quartina dice la faction cruelle, a Rob Long, viendra cacher sous un petit poignard. Saisit Florence, le duc et d'Edith Long, sa découverte par un mur et flingard. La fazione crudele dal vestito lungo lo serrà coperto sotto appuntiti pugnali. Tenere in scacco Firenze e il duca per un tempo trascinato in lungo, la sua scoperta fra immaturi e informatori. Divertente, eh? Con questo ci chiudiamo. Come si vuole lei. Sì, sì. Ma è divertente, forte. Sa perché è divertente? Sa come lo chiamavano Vigne quando studiava la Verce? Come era sempre tutto questo benino, tutto ganzo, come sempre stato, tutto tirato a luce, ora. Granduca, bravo. Chi te l'ha detto? L'ho detto io. Hai detto te? Il duca, ora.
cazzo. E questo dice Sisifo, rasse, le dic e de distlon, che ma scherzi. Porca madonna. Ah, no, non è stato niente.